Salve a tutti, qui Antonio Cianci, Raccattafilm per voi con un'altra video recensione. Parliamo di un film del 2014, vabbè, appena uscito nelle sale, sta incassando bene, e quindi quasi 2 milioni in questo weekend. Stiamo parlando del nuovo film di Gareth Edwards, Godzilla, il reboot, la riproposizione sugli schermi in chiave moderna con moderni effetti speciali gestiti da John Dykstra, ovvero chi ha ideato gli effetti speciali di Star Wars. Gareth Edwards, dopo essersi cimentato precedentemente in un monster movie, in un altro monster movie, chiamato ovviamente Monsters, il titolo esplicativo, che si concentra però di più sulle relazioni umane. Un'ampia fetta di pellicola è dedicata allora alla psicologia degli esseri umani, presentati nel film. E qui invece con una produzione ad alto budget, 160 milioni di dollari a disposizione, e ovviamente abbiamo la benedizione di Thomas Tuell, produttore chiave del film e capo, il CEO della Legendary Pictures. Si devono fare i conti con questo Godzilla, nuovo di zecca, preparato per il grande schermo e con la difficoltà non indifferente di bilanciare sia psicologia dei personaggi che azione catastrofica. Il risultato è convincente, tutto è diluito con estrema accuratezza. La qualità della sceneggiatura si attesta su buoni livelli e le performance attoriali fanno discretamente il loro lavoro. Ma svetta su tutti Bryan Cranston, che tutti conosciamo per il suo personaggio di Heisenberg in Breaking Bad. Qui lui apporta una forte componente drammatica, ma che si sente proprio a pelle a inizio film e che si protrae per una buona parte di esso. Lo script riesce a rispolverare la mitologia del Godzilla classico giapponese, che qui viene fuori prepotentemente con le dovute caratteristiche da tirar fuori. Oltre a questo, si ha modo di esplorare il genere apocalittico che è stato smaterializzato, svilito dall'apporto registico di Roland Emmerich, che ricordiamo per 2012, vedi questi prodotti scialbi fatti su due piedi. Invece qui si lascia da parte il tono scanzonato per preferire un'atmosfera molto dark, cupa, sinistra, inquietante, che si avverte, devo dire, in ogni minima inquadratura. Gareth Edwards fa suo, ecco, questo progetto e riesce a infondere il suo stile nelle riprese. Ci sono dei tocchi spielberghiani lungo il corso della pellicola, perché attinge a piene mani alle evoluzioni registiche adottate nello Squalo, Jurassic Park, persino il recente La Guerra dei Mondi dell'accoppiata Spielberg-Tom Cruise. Però non avevamo mai visto Godzilla diretto in un modo così maestoso, riprese allungate, gestione della tensione notevole, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'apparizione di Godzilla. Si fa attendere per un buon 40 minuti circa di film, poi si mostra in tutto il suo splendore, la sua figura per intero, per poi ritornare nell'ombra e quindi desiderare ancora di più, questa sua imponente figura in mezzo allo schermo, che lo buca letteralmente, diciamolo. Gli attori, ecco, stavo dicendo che fanno discretamente il loro lavoro perché preparano il tappeto rosso per l'epica battaglia fra mostri, quindi ci sono da una parte gli Yalo che pescano ancora questo dalla mitologia creata dall'Oriente, dalla controparte giapponese, e poi Godzilla, che ha un ruolo chiave nel film, non sto a rivelare molto. La colonna sonora di Alexandre Desplat è cupa, magnetica e si adatta perfettamente alle atmosfere del film. E potenzia ulteriormente le sequenze d'azione catastrofiche
che siamo chiamati a dover visionare con estremo stupore. Rimaniamo col fiato sospeso per tutto il tempo. E poi un valido blockbuster movie perché si ha l'idea di un progetto ben realizzato e con dietro le quinte uno staff che ha tutto sotto controllo. E quindi ci sono vari sentimenti messi in ballo, poi c'è l'adrenalina, la paura, il mistero, e la natura che si ribella all'uomo e poi l'imponenza di fronte a dei colossi che distruggono intere città. Non ci sono solo gli scontri, ma anche le conseguenze di questi, e quindi vi sono delle vere e proprie calamità naturali che vanno a distruggere tutto ciò che ha costruito l'uomo. Gli sceneggiatori poi hanno ben pensato di delineare i mostri non come tali, ecco, ma come animali che devono sopravvivere, animali che devono adattarsi a questo mondo in continuo cambiamento e devono battersi per stare in cima alla catena alimentare. E poi quando ri vengono ripresi i mostri è tutto realizzato dal punto di vista, dal nostro punto di vista. E quindi una visione dal basso verso l'alto. Non ci sono tantissime riprese aeree che stanno a entrare nel dettaglio di questi combattimenti fra mostri. È tutto dal nostro punto di vista per marcare ancora di più la debolezza che ci assille e ci assale di fronte a cotanta distruzione di massa. Quindi sul lato umano abbiamo padre e figli che tentano di sopravvivere ad ogni costo, dall'altra parte animali che tengono in sospeso il filo dei nostri destini che possono intrecciarsi come distruggersi. E questa impalcatura fissa, stabile, impalcatura narrativa di una tipica tragedia greca mi ha affascinato particolarmente. Come non elogiare il lavoro svolto nell'effettistica, comunque di post-produzione, per affinare la tecnica e presentarci un design dei mostri accattivante, sì, anche seducente, se possiamo dirlo così, e allo stesso tempo però inquietante, che dona alle scene adrenaliniche movimentate un po' di sano terrore psicologico che non guasta. Il tutto sorretto da ampie riprese panoramiche di un Gareth Edwards che sa il fatto suo e ci sa fare, ecco, dietro alla macchina da presa. Due sequenze che possono definirsi cult e possono entrare nell'immaginario collettivo. Stiamo parlando della discesa, della calata a picco, questa discesa che si chiama Halo, no? Da parte dei marine americani per addentrarsi nella città di San Francisco. È una sequenza a suo modo pittoresca che descrive pienamente, perfettamente, c'entra il bersaglio, descrivendo un inferno sulla terra che lascia letteralmente di stucco. E poi la prima apparizione del mostro da noi tanto amato, di Godzilla. Passiamo ai voti! Un valido prodotto di intrattenimento, un reboot fatto con cognizione di causa e una regia impreziosita da molte componenti tecniche. Stiamo parlando di effetti speciali maestosi, poi delle musiche convincenti e evocative, e poi fotografia con colori avvolgenti che ti buttano dentro la storia, e poi una sceneggiatura semplice però scorrevole, che riesce a tenere conto dei rapporti umani e poi a tener conto della gestione poi delle sequenze adrenaliniche apocalittiche. Diamo un 8,25 a questo Godzilla. Non ho nient'altro da dire. Qui Antonio Cianci, il raccattafilm ha finito. Datemi la vostra opinione circa Godzilla, scrivetemi qui sotto il mio video e sarò disponibile per fornirvi risposte esaustive. Un ringraziamento in particolare a chi si è iscritto ultimamente, a chi mi segue e chi interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!